table per la prima tavola rotonda di questa mattinata, Carlo Benetti, che è market specialist di GAM Italia. Benvenuto, facciamogli un applauso insieme a Walter Sperbe, che è capital market strategy di Flossbach von Storck Invest. E poi abbiamo anche Ramon Spano, che è senior portfolio manager di Azimut Investment. Prendete subito posto. Prego, 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 venite sul palco assolutamente, che continuiamo. Sento dei rumori di microfono, in caso cambiatemi il microfono se c'è un problema. Prego, potete prendere posto qui, avete i vostri microfoni a disposizione. E allora, molti temi sono già emersi questa mattina. Partirei, Benetti, dalla vostra visione di quello che sta succedendo anche. Siamo, insomma, ampiamente dentro questo 2024, i primi due mesi sono andati in continuità, almeno per i mercati azionari, con l'ultimo trimestre dell'anno scorso, e alcuni sono sorpresi che mentre le economie frenano, mentre le banche centrali sì, stanno arrivando a tagliare i tassi di interesse, i mercati continuino a essere così forti, tant'è che alcuni iniziano a avere un po' di paura, no? Quando la volatilità, l'ho appena detto Tentori, scende a questi livelli quasi che di, come dire, narcotico, mercato narcotico che non si risveglia, beh, lì anche qualche segnale di preoccupazione c'è. Voi come guardate al mercato oggi? Beh, i primi mesi, innanzitutto ben ritrovati, un saluto a tutte e a tutti. I primi mesi dell'anno direi che hanno corretto l'eccesso di entusiasmo che ha caratterizzato la fine del 2023. Siamo tornati un po' con i piedi sulla terra, abbiamo salutato l'anno, il 2023, immaginando per quest'anno 6 o 7 tagli della Fed, ora siamo più ragionevolmente intorno ai 3-4 tagli. L'intervento però delle banche centrali nel 2009 ha sovvertito o comunque ha alterato profondamente le regole del gioco, per cui i mercati finanziari hanno smesso di seguire in modo fortemente correlato all'andamento dell'economia reale. Lo abbiamo visto nel 2020, quando dopo 4 settimane di panico, il 24 marzo è ripartito tutto, ma l'economia è rimasta bloccata dentro le chiusure, i lockdown. Per cui i mercati guardano soprattutto a quello che stanno facendo e faranno le banche centrali, mettendo in un secondo piano, in un secondo piano gli effetti dell'economia reale, un po' come in quel quadro di Velázquez, Las Meninas. In primo piano c'è la figlia del re Filippo IV di Spagna, ma il punto di fuga della prospettiva è la mano di un dignitario in fondo sulla maniglia, un quadro molto complicato. Ecco, noi siamo nell'Las Meninas, abbiamo i dati della disoccupazione, della crescita, gli Stati Uniti effervescenti, in Europa tecnicamente la Germania in recessione, produzione industriale, l'ultimo dato, -1.6 contro un atteso -0.4, però il rischio o la bussola, il faro dei mercati restano quello che faranno le banche centrali. E termino dicendo che le banche centrali faranno quello che vogliono loro e non quello che immaginiamo noi. Ma i mercati non hanno già incorporato tutto il bene che potrebbe derivare dalle decisioni che, insomma, si stanno avvicinando, come abbiamo sentito da Powell e Lagarde? Non lo so se hanno scontato tutto. Per fortuna ci sono delle sacche di valore ancora da scoprire, e proprio in riferimento ai tassi e al ritorno del rendimento, ad esempio il settore bancario europeo in questo momento gode di alta profittabilità e valutazioni che ancora non hanno pienamente incorporato queste prospettive. Nonostante il rialzo dell'anno scorso, di questi primi mesi, sono valutazioni che anche la BCE ha stimato sono sotto i livelli del 2019, per capirsi. Walter Sperb, come guardate voi a questo mercato? Ma secondo me non sono, diciamo, le banche centrali che hanno avuto questo grandissimo effetto. Se io guardo il mercato azionario del 2023, lo Standard & Poor's ha guadagnato un 24%, però se tolgo, diciamo, i 7 magnifici, il mercato ha guadagnato un po' più di 8%. Dunque bisogna parlare un po' del settore tecnologico, di questi 7, ormai 6, diciamo, magnifici. Però anche lì c'è una spiegazione molto chiara. Tanti pensano che sia solo, diciamo, la fantasia dell'intelligenza artificiale, no? Che influenza, diciamo, questo settore, soprattutto queste 6 società. Però la ragione, secondo me, è più che queste società sono molto, molto flessibili. Faccio un esempio: durante
Covid, diciamo, il free cash flow si è aumentato del 30%, però poi dopo Covid è sceso del 40%, e quindi quasi tutte queste società hanno immediatamente ridotto diciamo, la forza di lavoro, hanno risparmiato tantissimi costi, e infatti l'anno scorso il free cash flow è aumentato dell'80%, dunque questo spiega perché queste società sono andate così bene. Poi chiaramente, diciamo, i tassi, le banche centrali avranno il loro effetto. Poi mi è piaciuta tantissimo la presentazione di prima, perché proprio non è detto che, diciamo, i tassi ufficiali ritornino al 2%. Assolutamente, bisogna, lo sapete voi che siete sui mercati, avete una grande esperienza, mai dare per scontato che la narrazione che stiamo seguendo sia ineluttabile, vale fino a quando vale. Poi troveremo delle motivazioni per spiegare che era evidente che saremmo arrivati a un punto di non ritorno. Ad esempio c'è questo tema legato a questi magnifici 7, che ora sono un po' più 6 che 7, che è: ma quanto può durare il traino che hanno dato ai mercati? C'è un rally che, giustamente ha rilevato, è concentrato come mai è stato nella storia. Il loro peso sullo Standard & Poor's 500 è estremamente alto. È vero che, come anche Jamie Dimon, il capo della più grande banca mondiale, JP Morgan, ha detto a CNBC 10 giorni fa, beh, questa volta fanno talmente tanti soldi e ne faranno talmente tanti che non è una fantasia, come forse è stata in alcuni altri momenti. Non la convince questa teoria? Ma diciamo anche lì, ma forse bisogna fare un po' attenzione, perché se io ritorno all'anno 2000, anche lì avevamo queste società, diciamo, tecnologiche, però non tutte poi hanno performato bene. Vi ricordate Cisco, IBM, Nokia, alcune società che non esistono più. L'unica eccezione è stata la Microsoft, di tutte queste società, che ha performato molto molto bene e che continua a performare. Dunque non è detto che tutte queste società magnifici possano, diciamo, sopravvivere, l'abbiamo già visto nella storia. C'è chi sovrappone in questo momento il grafico di Cisco, che ai tempi si diceva: è quello che fa i router, esplosa internet, tutta la rete dovrà girare sui suoi router, e questo era sicuramente vero, c'è stato un grande upside, ma poi c'è stato un momento in cui il titolo ha iniziato a scendere. Ora nessuno pensa che Nvidia a breve possa avere questo destino, ma bisogna sempre tenere presente quello che sono le variabili da questo punto di vista. Ramon Spano, ma di cosa parlate in questo momento con i clienti, di cosa anche la vostra rete tratta di più di questi argomenti? In questa fase ci troviamo, devo corroborare, mi trovo in linea con entrambi i colleghi, c'è soltanto un punto che dobbiamo sottolineare, che secondo me è molto importante, è che il controbilanciamento, come ha detto il collega Tentori poc'anzi, fra la politica monetaria da un lato, che è stata restrittiva, è stato controbilanciato da una politica fiscale abnorme come non l'abbiamo mai vista prima, se non in tempi di guerra della Seconda Guerra Mondiale, appunto. Avere la possibilità di emettere debito per 2.000 miliardi di dollari ha continuato a mantenere forza nel consumatore americano, e nonostante ci fossero dei segnali di rallentamento, ricordiamo tutti alla fine del 2022 in molti parlavano di soft landing o hard landing, adesso si parla di no landing, praticamente probabilmente non entreremo neanche in recessione neppure in un rallentamento. Ecco, noi stiamo in questa fase guardando, dopo questo grande rally, innanzitutto alle valutazioni a monte, perché è comunque vero che se dovessimo avere un'economia ancora così forte, con un mercato del lavoro ancora così tight, quindi ancora così forte, potremmo avere un problema, che probabilmente quelle aspettative di inflazione che stanno venendo verso il basso potrebbero, sono d'accordo col collega Tentori, potremmo essere sorpresi sulla seconda parte dell'anno. Avere dei tassi di interesse che possano rimanere lassù ancora per un po' stravolgerebbe tutta la nostra idea che ci siamo fatti di tagli dei tassi di interesse, quindi un'economia che rimane ancora in booming. Probabilmente l'economia rimarrà ancora forte per i prossimi mesi, di questo siamo certi. Però stiamo incominciando a mettere un potenziale scenario laddove eventualmente quei tassi dovessero rimanere lassù per più tempo, e se questo dovesse avvenire ci troviamo con un equity risk premium, soprattutto sulla parte, del collega diceva, tecnologica, che è quella che ha trainato i mercati lo scorso anno, che in alcuni casi è negativa. E tutte le volte che nella storia abbiamo visto un equity risk premium negativa, non complessivamente sul mercato, perché hanno ragione, ci sono delle sacche di mercato ancora con ottime valutazioni, però quelle parti di mercato così trainate con equity risk premium che si appropinqua ad essere negativo, ci fa un po' storcere il naso. Quindi in una fase come questa talvolta è meglio
preferire una diversificazione, anche se è pur vero che con una concentrazione di quel tipo una diversificazione molto spesso si sottoperforma. Però vorrei citare la slide che abbiamo visto all'inizio del professor Bertelli, che diceva: però nel lungo periodo Warren Buffett vince. con le valutazioni alla fine non sono un'ottima metrica di timing, ma anzi sono una delle peggiori, però bisogna sempre tenere un occhio alle valutazioni, e stiamo vedendo soprattutto sul settore tecnologico delle valutazioni che incorporano una crescita futura enorme, che se qualcosa andasse storto potrebbe far deragliare certe aspettative. Oh, Ruggero Bertelli mi ha anche pizzicato sul fatto che ho detto i mercati sono ai massimi. È vero la filosofia che i mercati cresceranno sempre perché crescerà sempre l'economia nel suo complesso, e questo è sicuramente vero, però dobbiamo anche rilevare che in queste fasi hanno toccato livelli che non toccavano da prima. Lei ha citato il tema della diversificazione, ma come si diversifica oggi in questo contesto? Quali sono le opportunità che andate a cercare, magari facendo un po' di luce in aree un po' in ombra del mercato oggi? Devo dire la verità, una dicotomia valutativa come quella che stiamo affrontando in questa fase veramente accade poche volte nelle varie decadi finanziarie. E quella dicotomia che abbiamo tra America e il resto del mondo, e parlo sostanzialmente di Europa da un lato e paesi emergenti dall'altro, o settoriale, tecnologia da un lato, quindi growth e value dall'altro lato, sono rare da vedersi. E soprattutto ciò che è raro, ancora più raro, è che quando si ha un comeback, quindi un ritorno sulle medie, diciamo, come diciamo in gergo, un reversion to the mean, come quella che abbiamo visto nel 2022, è assai raro che si ritorni indietro dall'altro lato sul trend primario. Questa è una vera anomalia che stiamo affrontando in questo periodo. Per le varie motivazioni che hanno detto anche i colleghi poc'anzi, ci sono dei motivi dietro. Per cercare di diversificare, noi andiamo a vedere, ad esempio, quelle parti settoriali o quelle parti di mercato che hanno cercato di essere meglio performanti durante il periodo del 2022, quando il mercato è stato sorpreso da questi rialzi così violenti, e ad un certo punto certi settori o strategie come il minimum volatility o le parti dividendo o value hanno performato il resto del mercato molto meglio. Poi c'è una nicchia di mercato che è ancora a livello di benchmark, nicchia circa un 10%, che sono i paesi emergenti, che secondo me, dico la verità, io mi occupo anche di paesi emergenti, hanno proprio una situazione a sé stante, devo dire la verità, e soprattutto per quanto riguarda la Cina, perché ne avete già parlato procanzi, la Cina è veramente un caleidoscopio, potremmo parlare per ore, ma per farla breve, da un punto di vista valutativo gli emergenti credo che in termini relativi rispetto agli occidentali non siano mai stati così attraenti. Nonostante ciò hanno tutta una serie di dinamiche che prima di dover prendere un approccio diretto su quella asset class bisogna effettivamente cercare di sostenere. Valutazioni in Cina sono estremamente attraenti, se basta, le guardiamo, e siamo ma i minimi non basta. Da 20 anni. Esatto, bisogna guardare i flussi, ci sono una serie di altre cose. Carlo Benetti, voi dove cercate elementi per diversificare? L'attività di gestione è principalmente un'attività di gestione delle fonti di rischio, quindi si tratta di diversificare le fonti di rischio. In questo momento il rischio principale, quello che governa le principali classi di attivo, è quello dei tassi. Quindi magari una delle possibili soluzioni è cercare fonti di rischio diverse, ad esempio negli strumenti alternativi, dove il rischio di mercato viene attutito dal rischio idiosincratico delle scelte del gestore, oppure mi viene in mente una classe di attivo in cui GAM è particolarmente presente, quello del rischio assicurativo, per cui mi affranco dal rischio dei tassi, prendo rendimento e lego il rendimento agli eventi catastrofali. Certo che c'è rischio, però il rischio è la moneta che compra rendimento, perché non ci sono pasti gratis nei mercati finanziari, per cui in qualche modo il rischio lo devo imbarcare. Imbarco fonti di rischio diverse dal rischio principale, che in questo momento è costituito dai tassi. Il rischio assicurativo è un modo per affrancarsi Walter dal Sperber, rischio principale. Qual è un po' la vostra visione su questo tema? Diciamo, noi abbiamo un approccio molto a lungo termine, a noi piace la qualità, una società deve essere molto solida e soprattutto non deve avere debito o poco debito. Questa è la nostra grandissima paura. Se posso, solo un attimo sul debito, noi abbiamo un debito globale che ormai ha superato 300 trilioni di dollari e solo negli ultimi 5 anni il debito globale si è aumentato del 30%, una cosa che noi non abbiamo mai visto nella storia.
Adesso siamo in una fase dove i tassi non scendono, come abbiamo avuto per quasi 10 anni, ed era anche comodo di fare debito e pagare poco o niente, però adesso abbiamo il contrario. Anche se i tassi sono un po' scesi, però comunque diciamo una società che deve finanziarsi di nuovo paga un costo che è 40-50% più elevato rispetto a quando si sono indebitati. E noi solo in Europa l'anno prossimo abbiamo più di 200 billion di società che devono rifinanziarsi e non tutti potranno farlo. Cioè noi vediamo era tante... una delle loro domande che è arrivata da poco, che diceva: ma è sostenibile questo debito? Proprio perché il rinnovo di questo debito, che è dal 2026 c'è un 40% del debito outstanding che dovrà essere rinnovato, avverrà comunque a condizioni diverse rispetto a quando è stato acceso. Sì, sì, poi chiaramente i governi hanno questo grande privilegio che possono continuare a fare più debito. Però ecco, diciamo, quello che può succedere secondo noi, la fiducia nella moneta fiat, come viene chiamata, potrebbe anche diminuirsi, quindi il nostro consiglio, ma da sempre, di investire anche in oro, dunque diversificare il portafoglio investendo in società solide e investire intorno a un 10% in oro. Questo secondo noi è molto molto importante, infatti magari anche i tassi che adesso breve potrebbero un po' scendere aiuterà ancora di più a loro, e loro continua a performare. L'oro questa settimana ha toccato un nuovo record, 2154 dollari l'oncia, e cosa spiega? Questa è la ricerca di beni rifugio, perché ci si vuole proteggere dalla volatilità, dalle crisi della geopolitica? Sono gli investitori istituzionali e le stesse banche centrali che stanno comprando per i loro forzieri in maniera importante anche la Cina, le autorità cinesi, o c'è qualcos'altro? Sono soprattutto adesso le banche centrali che non hanno mai comprato così tanto oro come adesso. Poi chiaramente appunto i tassi che sono scesi, questo aiuta loro perché l'oro non ha un rendimento per sé, chiaramente. E poi è sempre un bene limitato, diciamo, scarso. E quindi se il mondo cade, l'oro è l'unico, diciamo, bene che può sopravvivere e che l'ha dimostrato negli ultimi 3.000 anni. Allora, questo è anche curioso perché questa settimana abbiamo avuto il record dell'oro e il record dell'oro digitale, come lo pensano alcuni, il Bitcoin, di cui parleremo anche nel corso di questa giornata. Però, Carlo Benedetti, c'è un altro aspetto. Oggi ci occupiamo di strategie innovative di investimento, mentre gli italiani e il nostro mercato sembra essere tornato alla ricetta meno innovativa in assoluto, cioè l'amore a tavolo per i titoli di Stato, il BTP. Abbiamo visto la corsa del retail a quest'ultima emissione, ma comprese le precedenti siamo già oltre 100 miliardi di sottoscrizioni. Come vedete l'impatto anche sul loro lavoro e del loro mercato del BTP in questo momento? L'affetto, l'apprezzamento del titolo di Stato è una storia antica nel nostro paese, e c'è stato, si sta verificando una sorta di effetto molla, esattamente come abbiamo visto nei consumi quando sono terminati i lockdown, che ci siamo corsi a premiarci dopo quei mesi tappati in casa. Quindi dopo anni di rendimenti compressi, di rendimenti reali negativi, torna il rendimento reale, si torna quindi alla vecchia passione. Qual è il rischio? Che il rendimento diventi la bussola che orienta le scelte di investimento. E se guardo solo al rendimento, perdo di vista gli obiettivi complessivi del portafoglio nel lungo termine, perché è nel lungo termine che metto la sicurezza finanziaria della famiglia, la propria sicurezza finanziaria di lungo termine, che non può tenere conto solo del 4, del 3%, del 4% dell'ultimo, se si è fedeli nel BTP valore, ma deve essere composto dalle varie caselle. Abbiamo ricordato il mercato azionario. È vero, il mercato azionario americano è retto dai 7 fili di canapa, come nella canzone di Castelnuovo, i 7 fili di canapa delle sette grandi società della tecnologia, o 6, considerando gli ultimi risultati. Però non possiamo dimenticare il valore della diversificazione, il tecnologico, il lusso, ad esempio, è un altro tema su cui si può diversificare. Il rendimento, chiudo,
il rendimento, soltanto il rendimento, il 4% del BTP valore, e con quelle pubblicità a mio avviso diseducative, per cui la sottoscrizione, esatto, per cui basta sottoscrivere il BTP e mi prendo la crociera, quanto devi investire? 200.000, 300.000? Anche di più, hanno fatto i conti, anche di e più. Quindi allora magari la crociera viene con quei denari, non c'è solo il BTP valore, quindi in questo anche una campagna a mio avviso poco educativa in termini di educazione finanziaria, ecco, diventa una bussola che ottunde la visione complessiva del portafoglio, che appunto deve essere alimentato dalla diversità. Sicuramente era molto discutibile la campagna, però di fatto era competitivo oltre che educativo o diseducativa, perché il Tesoro si muove come un player di mercato molto aggressivo, gli sconti, le commissioni zero per il retail e così via. Quindi sarà un anno di emissioni continue, per alcuni è una buona notizia perché quantomeno le famiglie italiane ricominciano a considerare l'investimento, escono in parte dai conti correnti, per altri ovviamente c'è una componente di maggiore concorrenza. Allora potete ovviamente una chiosa su questo, ma ci sono le loro domande, abbiamo poco tempo. Una di queste domande, Spano, riguarda anche il Giappone, chiedono come vedete il Giappone, che non è un emergente per definizione perché è una delle economie del G7, però con anche un debito molto basso e con le performance straordinarie. Anche lì Warren Buffett ci ha visto lungo, perché un anno e mezzo fa ha preso a 90 anni suonati un aereo per andare a incontrare le società giapponesi e ha ottenuto dei ritorni di oltre il 150% su alcuni investimenti. Il Giappone è molto importante perché quelle politiche monetarie estremamente espansive, di continuare a mantenere i tassi a zero per decadi, è stato l'elemento che poi dalla Abenomics del 2013 in poi, che ha dato un sostegno importante a quei mercati, e l'inflazione che dopo quasi 30 anni è arrivata, ha creato quel caleidoscopio di elementi che ha giustificato finalmente il ritorno dei flussi in Giappone. Ecco. E il Giappone in termini di valutazioni, per noi personalmente come azienda, la vediamo come ancora come un'ottima opportunità. È pur vero che è uscita la news che il Giappone sta pensando di alzare i tassi di interesse. Lo hanno detto mille volte, vediamo se lo faranno. E questa politica dei tassi è importante notare sul Giappone, la differenza di performance internamente fra le società export oriented e quelle invece con i consumi interni, perché quelle export oriented, ovviamente con uno yen che si è deprezzato fino a 150 contro dollaro, ha permesso effettivamente una esplosione gigantesca dei loro profitti. E quindi il Giappone, abbiamo tenuto un occhio, e effettivamente come azienda siamo stati sovrappesati sul Giappone già da più di un anno. C'è un'altra domanda che arriva da loro e può essere quella su cui impostare anche i vostri takeaway di questa discussione, che è quella se è il momento, riparto da Sperb, per scelte tattiche o strategiche. Come vedete anche la combinazione tra le due in portafoglio? Ma, diciamo, la decisione tattica nostra almeno era di ritornare a investire in bond, perché quando i tassi erano a zero proprio noi non abbiamo investito in bond, anche perché i nostri prodotti non hanno un benchmark, dunque possiamo liberamente, diciamo, prendere queste decisioni. Però adesso noi vediamo più valore anche nei BTP, by the way non dovrei neanche dirlo, ma i BTP, se io proprio l'altro giorno guardavo la performance dei BTP degli ultimi 30 anni, negli ultimi 30 anni i BTP hanno fatto quasi quanto ha fatto l'MSCI World, con una volatilità molto più bassa. E quindi il risparmiatore italiano in passato ha fatto assolutamente la cosa giusta. Poi si parlava sempre del governo, del debito, dei politici, eccetera, però alla fine l'Italia non è mai saltata. La Francia, la Germania 8 volte sono andato in banca, l'Italia mai. Liberi di fare tutti i gesti scaramantici che volete, perché di fronte a una prospettiva del genere, assolutamente. Carlo Benetti? Le scelte strategiche. Il padrone della terra chiese al giardiniere qual è il momento migliore per piantare una quercia, e quello rispose: il momento migliore era 20 anni fa e il secondo momento migliore è oggi. Per cui le scelte strategiche si prendono in qualsiasi momento, perché il lungo termine smussa i punti di volatilità. Per le scelte tattiche, un vecchio detto di borsa, let's profits run, lascia che i profitti corrano, cogliamo pure il momentum, approfittiamo del momentum favorevole, ma tenendo ben presenti
le fragilità, le vulnerabilità di questo scenario, la concentrazione nel mercato azionario, la concentrazione del mercato azionario americano, teniamo presente quali siano le dinamiche che lo sorreggono, pronti a, ecco il valore della gestione attiva, il valore della flessibilità, pronti a cambiare tatticamente posizione. Vulnerabilità è anche il 5 novembre, le elezioni americane, il possibile ritorno anche di Donald Trump alla Casa Bianca? Ah beh certo, questo c'è un super cycle elettorale quest'anno, vanno al voto 76 paesi, le elezioni libere sono in 43 mal contati, è il 60% del PIL che va al voto e il 54% della popolazione, le più importanti, le più grosse in India nella primavera, le più importanti a novembre, sarà un anno di volatilità, anche perché ad esempio l'India, questo nazionalismo che sta girando un po' per il mondo e lambisce anche gli Stati Uniti, Trump ha già parlato di dazi al 10%, oltre che del disimpegno politico e militare in Europa, per cui certamente sono fattori di volatilità da tenere d'occhio. Pano, il takeaway finale? Sì, una citazione proprio per quanto riguarda le elezioni di novembre. Tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, entrambi i presidenti non tireranno il freno a mano su politiche fiscali meno accomodanti. Sono entrambi proni a voler continuare con la spesa pubblica in qualsiasi modo, probabilmente l'uno tagliando le tasse, l'altro facendo denaro a pioggia a seconda delle politiche, insomma, repubblicane e democratiche. Però questo è un elemento che a cascata potrebbe avere ad un certo punto su chi fa bond dice sì, però ad un certo punto quel deficit spending al 7-8% richiederà dei tassi più elevati. È un elemento a cui noi stiamo, è troppo presto ancora, il mercato non vuole vedere, però se questa politica fiscale dovesse continuare ad essere così esacerbata, al 7-8% di deficit tutti gli anni, potremmo ad un certo punto vedere i bond vigilantes che chiedono un rendimento più elevato, soprattutto sulle parti lunghe delle curve. Quello è un game changer. Deficit al 7% risuona il numero italiano in questa fase per il super ecobonus, sapete i mali di pancia del Ministro dell'Economia, speriamo che i bond vigilanti siano, come dire, benevoli anche verso i nostri titoli di Stato, visto che al momento lo spread è raso terra e speriamo che resti così a lungo. Grazie ancora a Ramon Spano di Azimut, Walter Sperb di Flossbach von Storch Invest e Carlo Benetti di GAM Italia.